Presidente? Presidente? Presidente c'è? Non dirmi che è crashato e nemmeno iniziato. Ma serio? Dai! Ah, ecco, ora va, porca puttana, stavo per uscire. Ad ogni modo, a questo punto ve lo dico qui. Salve, onorevoli, benvenuti qui in questa nuovissima serie a Plague Tale Requiem. Ci siamo giocati l'Innocence in tempi record praticamente. Vediamo quindi di partire subito con il Requiem e tralasciare stupidaggine. Slot vuoto, vai. Prima volta che lo provo, signori. Sì, vabbè, il Protector Pack che ci dà l'erbario di Ugo. Tutti i fiori di Ugo raccolti in Plague Tale Innocence possono essere equipaggiati nel codice. Materiali da creazione. Ok, è The Red Damsel, la dama rossa. Ha ricevuto una vernice speciale per la balestra, per il menu extra per equipaggiarla. Questa è una cosa figa. Quindi andiamo subito in extra. Joseph si sblocca finendo il gioco. Si sblocca finendo la NP più, cioè. Si sblocca nel capitolo 5. Vabbè. Dammi questa. Mi sembra la più bella. Nel codice invece possiamo scegliere il fiore che equipaggiamo. La rosa di Natale. Non saprei quale mettere. Narciso. Tra l'altro hanno migliorato la grafica praticamente. Ma ti dirò, la più carina credo sia il gladiolo. Quindi sì. E quindi senza perderci in altre chiacchiere, iniziamo la nuova partita. Solo una cosa, vorrei migliorare, vorrei abbassare l'audio, la musica, perché è altissima. Ok, meglio. No, indietro. Così va bene, ragazzi. Perfetto. Nuova partita. Scusate, ragazzi, se mi perdo ogni 3 secondi. Lingua delle voci, me la metti in francese, ci mancherebbe. Se è ambientato in Francia, porco Giuda, voglio doppiaggi francesi, visto che non ci sono gli italiani. Per lo più ora è da capire la storia come si collega Innocence a Requiem, perché i rapti sono andati via. Sotto un nuovo sole. Va bene, va bene. Vediamo che succede. Però più da vedere che personaggi sono rimasti. Innocence c'era la madre, Amicia, Hugo e Lucas. La druncola era andata per i cazzi suoi. Ma devo premere un tasto. Vabbè, i caricamenti sono belli e stessi, c'è da dire. C'è da dire che la grafica è notevolmente migliorata. Però in Innocence più che altro il problema è che non erano scritte benissimo i personaggi, ecco. Ah, ma stanno giocando. Saleté de ronce. Vous êtes trop rapide pour moi. Allez, le sorcier, attrape-nous. Ralentis. Tu vas épuiser notre méchant. Ça, c'est ta tour. Elle est maléfique. Ok. Ça lui arrive d'être fatigué. Il faut que je retourne à mes études. Oh, fais un effort. Le voyage a été très long aujourd'hui. Pitié, ma mère nous a dit de tout faire pour l'épuiser. Sois fort, sorcier! Le combat est loin d'être terminé. E già mi scatta, porco Giuda, ragazzo, Votre dai. mère va se demander où on est passé. La route a été longue. Tu as le droit de te dégourdir les jambes. Oui. Amicia! Ok, c'è la sbavatura.
quando giro la visuale, che non è una cosa di cui vado particolarmente pazzo, onestamente. Ok, corro, però con calma, con calma. Più che altro non... è tutto in ultra. Ma non credo sia problemi delle impostazioni del mio computer. Non mi puoi tirare questi scatti, però, amico mio. Magari come Chateau d'Ombage, quello di Innocence. Lucas, le perfide, attaque mon château! Oui, et je vais te transformer en scarabée! Amicia, il est trop fort! Il faut qu'on se cache! Oui. Je vais compter jusqu'à 10. Ensuite, je viendrai vous chercher, roi Hugo et... Amicia, l'Amazone! Évidemment. L'Amazone. Filez! Viens, Amicia, l'Amazone! On doit trouver une bonne cachette! Bien, gardons-le à l'œil maintenant! Oui, on bougera s'il vient! 7, 8, 9, 10! Non mi puoi scattare così, Il arrive. Ok. No, tanto non ci troverà mai. Moi, Lucas, perfide parmi les perfides. Je jure que je ferai un ragout avec vos doigts de pied et que je le mangerai. Il est horrible. Ok. Vous êtes ici? Où pourriez-vous bien être? Lucas. Il problema di Lucas che è troppo basso. Ok. Quindi? Tu sais quoi? Nous aussi, on devrait le chasser. Ah oui! E ora? Vous êtes futé! Je vous trouverai de toute façon. E come lo spavento? Avviciniti furtivamente, non ho fatto per leggere. Ok, sempre se non si gira all'ultimo. Ah, devo tenere premuto. T'hai un sacré pouce. Bien, bien. Bon, je dois repartir étudier maintenant. Lucas. Ok. Écoute. Si je veux devenir alchimiste... Mais tu es déjà un alchimiste. Je suis toujours l'apprenti de ta mère. D'accord, retourne à tes études. On va rester encore un peu. Bien, à plus tard. Viens, allons voir le reste de ce château. Comme vous voudrez, mon bon roi. Ok. Je suis content que Lucas soit resté. Moi aussi. Sans lui, on ne serait pas ici. Quindi abbiamo di nuovo Hugo come parassita della società che si attacca alla nostra manina e ci rovinerà tutte le scene stealth. Magari, non lo so, gli troviamo una badante a sto bambino, lo lasciamo un attimo con la mamma. Insomma, l'importante è che non caga troppo il cazzo, fondamentalmente, come ha fatto in Innocence, perché... Vedete... Je peux monter sur ces rochers? Vas-y. Mais ne tombe pas. Je tombe jamais. Ora cade e si spacca la testa. Le roi Hugo patrouille sur les remparts de sa forteresse. Et qu'est-ce que vous voyez de là-haut? Mon royaume! Est-il prospère? Il l'était, mais Lucas l'a attaqué. Ah oui, le sorcier maléfique. Oh, une rivière! C'est la mer! Patrouillons par là. Complimenti per la pazienza, io non so voi, ma io mi sarei già rotto tre quarti di cazzo con i bambini. Non è il mare, è un fiume, Hugo, che cazzo stai dicendo? Alors? Mon royaume s'arrête ici. Cette branche, c'est la frontière? Oui! Pourquoi pas? Attention, Amicia, l'Amazone! Navire ennemi en vue! Ils vont nous attaquer! Oh non! Qu'allons-nous faire? Reste à la frontière! Écoule-les avant qu'ils passent! D'accord! Ma puissante fronde est vôtre! L'armée du sorcier est en route! Je les vois! Nous sauverons votre royaume, Majesté! Ok, il sistema di mira è rimasto uguale. Però ogni tanto mi... Mi lagga drasticamente, posso dirlo. Ok. Come tutorial però ci sta, comunque ci fa entrare subito nella situazione. Ok.
Chi è quel bambino di merda? Bonjour. Oh. Bonjour. Bonjour. Je passais par ici et j'ai entendu ta fronde. Oh, c'est vrai que ça fait du bruit. Je voulais vous demander, je peux jouer avec vous? Oui, mais qui es-tu? Je m'appelle Tona. J'habite dans le coin. D'accord. Nous sommes Hugo et Amicia. Tu sais tirer, Tona? Évidemment que je sais. Chouette! Je suis le roi et elle, c'est ma capitaine. Et on se bat contre l'armée d'un sorcier. Moi, je tirerai avec le canon. Alors, engageons le combat. Ok. Wow, bravissimo a sparare, porco Giuda. Meno male che hai mira. Je continuerai à l'écouler. Nos défenses sont trop solides pour eux. Esattamente quante pietre ho? No, no, non c'è dato sapere. Ah, ma sono pigne. Ok. Porco Giuda, c'è di una macchina da guerra. È ok. Via. Ma io volevo distruggere l'ultima. Pensavo che prendeva Ugo per un momento. Che cazzo, ora Ugo è morto. Reddition acceptée. Faut que je vous laisse. J'ai du travail. Du travail? Oui, à la ferme de mon père, avec mes frères. Est-ce que tout va bien? Je dois y aller. Salut. Bon courage. Au revoir, Tona. Il était gentil. Allez, ma magari loro sono ancora un po' stigmatizzati per aver ucciso... Cioè, perché loro comunque sono diventati leggermente famosi. Bravo, capitaine! E Tona è te. Sì, però vorrei anche un attimo parlare, amici miei. Dicevo. J'aimerais bien avoir un copain comme lui. Je sais. Mais on s'installera bientôt pour de bon et tu t'en feras des amis. Tu es sûr? Dès qu'on saura comment tu vas. Ça pourrait prendre longtemps. Pas cette fois. Cette fois c'est différent, je le sais. J'espère. Dicevo, prima che inizi a dire porca troia. Cette fois, c'est toi qui me hisses. Quoi? Je plaisante, je vais t'aider. Et puis d'abord, t'es trop lourde. Oh, comment oses-tu? Un jour, je pourrai le faire. Vorrei iniziare un altro discorso, però credo sia inutile. Ecco. Amica e Hugo, quando cazzo chiuderete mai quella bocca di merda? D'accord, je suis prêt. Maintenant, chargez! Dicevo, vorrei dire, se mi è permesso, se mi è concesso. Ok che è l'inizio, però è fermée, capitaine. On fait quoi? Laissez-moi voir. Ah! C'est fermé. Ils nous ont vu venir. Là, un passage secret. On va se faufiler. Oui, c'est un bon plan. Oh, je sens le mal tout autour de nous. Il fait un peu noir ici. Okay. Allez, crois. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on entre en douce. Oui. Ad ogni modo, è indubitabile che la grafica sia migliore. Porca troia, amica, però hai cagato anche un po' il cazzo. Porco Giuda! Tu t'es fait mal? No. Porco Giuda! Je veux rentrer maintenant. Ok, questo non me l'aspettavo. Ça suffit pour aujourd'hui. Oui. Amicia, il y a des habits et à manger. C'est habité. On a cassé leur plafond. Ils ont peut-être entendu. Soyons prudents pour l'instant. Beh, cazzo, sai com'è? Gli hai distrutto la casa. On dirait une cheminée. Oui. Sa anche un po' di infezione, di peste e di altre cagate varie. No, non è la roba più sana che abbia mai visto, ecco. Quoi? Tout est brûlé. C'est récent. Ces paniers, ce sont des ruches. Sì, sono alveari, quindi erano apicoltori. Pourquoi elles sont brûlées? Je ne sais pas. Pas un bruit, on s'en va. Ok. C'était peut-être un accident. Beh, insomma. Où sont les habitants? Più che incidente mi sembra una strage. Aia. Un apicoltore.
Vous êtes combien ? Attendez, on voulait pas entrer sans permission. On est tombé ici par accident. Montrez-nous le chemin et on part. Mensonge ! Je vous le jure ! Je sais pas ce qui se passe ici, mais on n'a rien à voir avec tout ça. Mensonge ! Vous êtes des voleurs ! Je vais vous couper en morceaux ! Cours ! Non li possiamo semplicemente... Non mi devi scattare, porco. Posso sortire d'ici ? La porte ! Oh, no, no ! Vai di lì, vai di lì. Porca troia, apicoltore di merda. Sembra uscito da Resident Evil. Passa, 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 passa. Vai, 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 vai. Ora spunta da quest'altro lato. No, non funziona. Porco Giuda! No! Ok. Parlano troppo. Troppa azione e nemmeno il tempo di introdurre, di parlare un attimo il punto della situazione. Che porca troia sta succedendo? Gli apicoltori sono tipo le persone più cattive del secolo. Ragazzi, non avvicinati mai a un apicoltore medievale, porca troia. Pitié, je vous en supplie! Non! Non, pitié, non! Il aurait fallu y penser! Nous nourrir avec ta bande! Non! Chut! Non! Bon sang, Mathias! C'est comme ça qu'on s'occupe de ces gens-là! Hé! Hey, j'en ai manqué deux! Un garçon et une fille! Tu les as pas vus? Non. Cet homme par terre est le dernier qu'on ait eu. Bon, tue-les si tu les trouves! Il faut qu'on parte d'ici! Oui, vite! Ma quindi non posso fargli niente. Io allora volevo salvarle il coso. Quindi no, nulla. Semplicemente dobbiamo sorbirci loro che distruggono. Cioè noi abbiamo distrutto preti, eserciti interi di personaggi. E ora degli apicoltori con dei cesti in faccia ci fanno il culo. Va bene. Jake! Pitié, lasciami! No! No, pitié, no! Il aurait fallu y penser avant de nous voler avec ta banda! Oh, chut, non. Bon sang, Mathias. C'est comme ça qu'on s'occupe de ces gens-là. Hey, j'en ai manqué deux. Un garçon et une fille. Tu les as pas vus? Non. Cet homme par terre est le dernier qu'on ait eu. Bon, tue-les si tu les trouves. Il faut qu'on parte d'ici. Oui, vite. Ils sont fous. Ok. Ma ora le api non ci mangiano. Tu vas faire quoi avec notre viande et notre miel maintenant, hein? Ma t'es mort. Ils vont nous tuer. Non, ils ne nous verront pas. Ok. Mathias, viens. Ils ont salement amoché grand-père. Non. Amicia, non. La maison. Non. Grand-père. Oh, c'est pas bon. Père devrait rentrer du marché dans pas longtemps. Ouais. Veille sur lui, on ma questi cazzo c'è, non sono apicoltori, sono macellai. Porca troia, hanno ammazzato il mo. Seigneur. Arrête de pleurnicher. Tu en as sûrement encore aux alentours. Va aider les autres. Je me sens pas bien, Mathias. J'en ai rien à foutre. C'est... Il bougera pas. Oublie ça. Je m'en charge. Dovremmo lanciare qualcosa per distrarlo. Pietra con la fionda. No. I comandi sono rimasti comunque praticamente invariabili, ma io vorrei sapere che, perché sono così cattivi questi. Ça va faire du bruit. C'est la dernière fois qu'il vient ici. Je te le dis. On n'a pas besoin de tous les tuer. Ah. Encore quelqu'un qui se cache? Va-t'en. On se dépêche. Ma... Sarai stronzo. Ils arrivent. Oh, oh, amici. Allora. Non è che ora iniziamo e già inizio a fallire. Se io faccio rumore, tu vai verso il rumore, non vieni verso di me, brutto stronzo. Che pensa? Signore. Arrête de pleurnicher. Il y en a sûrement encore aux alentours. Va aider les autres. Porco Giuda. Porco Giuda, già iniziamo a bestemmiare. Yugo di merda. Perché in ogni caso il problema è di Yugo. Non si fa i cazzi suoi. Che pensa? Signore. Arrête de pleurnicher. Attention. Il y en a sûrement encore aux alentours. Va aider les autres. Je me sens pas bien, Mathias. J'en ai rien à foutre. Ma, scusami. Il bougera pas.
Appeso all'albero ci sono dei corvi morti. Perché appeso all'albero ci hai messo dei corvi morti, perdonami. La boîte à outils, ça va faire du bruit. C'est la dernière fois qu'il vient ici. Ah, è vero, perché dobbiamo lanciare a mano e noi abbiamo usato la fionda, giustamente, che fa rumore la tiro. Ok, ok, ok. Tieni premuto. Ah, cioè devo selezionare poi così ora. Non che mi faccia impazzire questo sistema. Ah, cioè tu ti stai preoccupando del cane, porco Giuda. Dall'altra parte hanno sterminato tutto. Il est où ce petit merdeux? Tu devais monter la garde. C'est ta faute tout ça. Il va falloir qu'on grimpe. En silence. Donna! Ramène ton cul ici. Tout de suite. Je veux te démolir. Oh non, c'est la maison de Donna. Peut-être qu'il n'est pas encore rentré. J'espère. Immagina se ora dobbiamo ammazzare il bambino perché caga il cazzo. Porca puttana, gli tiro una pietrata in bocca se prova solo a riconoscerci. In mezzo alle api non credo sia un'idea geniale, soprattutto con... Per di qua dove? Devo strisciare? Ok, però veramente sono inquietanti gli apicoltori così. Perché non riuscendo a vedere in volto sembrano molto più cattivi di fondo. Però ripeto, cioè nel Innocence avevamo distrutto intere persone armate e gente corazzata fino a... Oh no! Chi è là? In che senso l'abbiamo distratto? Distratto come? Cioè si era visto palesemente che lui ha tirato fuori questo. Doit se planquer quelque part. In che senso dobbiamo distrarlo? Però c'è un problema. Ça pourrait marcher. Beh, infatti. I vecchi vasi, porco giù. No, però così è scomodo se me lo devi fare. Vai lì. E tieniti l'ascia del cazzo. Magari ficcatela anche in culo se ci trovi. Spazio. Ok. Lui torna al suo posto. Noi magari non ho niente giro largo, non si può fare. Però porca puttana, il fatto che quando giro la visuale me la sbava mi dà un po' fastidio. Ora ci troviamo uno di fronte, quando ci scommettete. Ok. Alt. No, però troppi tasti, ragazzi. Non mi piace molto come hanno sistemato la meccanica del gameplay. Comunque gli apicoltori, le persone più cattive di sempre, eh. Che idea di merda, rifiuti. Fatti i cazzi tuoi, Hugo, non è il momento. Infatti, Hugo, stai zitto e non cagare il cazzo. Già siamo in una situazione di merda, abbiamo appena iniziato il gameplay, non ho avuto nemmeno il tempo di parlare dei personaggi. Che appunto forse proprio ora si sta correggendo il tiro su quello che secondo me era uno dei problemi.
Cioè il fatto che i personaggi, cioè in Innocence c'era una bella ambientazione, bel gameplay, bella storia, ma i personaggi facevano un po' cagare di suo. Perché non si si respirava l'idea del medioevo corrotto, cattivo. C'era solo i preti cattivi e noi buoni. Fine. Non si respirava quest'aria di povertà, di gente estremamente violenta, di... T'es la più grosse erreur de notre père. Mais je vais arranger ça. Hugo, reste derrière moi. Quoi? Vous êtes qui, vous? On s'est perdu, on s'en va. Mais laissez-le partir. T'entends ça, Rémi? T'es avec ces voleurs? Non, on vient d'arriver. Écoutez, c'est notre faute s'il était en retard, je... Vous avez rien à faire ici. Rémi, occupe-toi d'elle. E mi déçois pas. Ma perché sono tutti macchiati di sangue? Ah, beh, perché hanno macellato la gente. Il a il bon âge pour apprendre. Vous auriez pas dû venir. Tu risques de le regretter, crois-moi. Tu chacasses trop. Ah, mica dai, cazzo. Avevi reagito benissimo e ora ti freghi. Ok. Proprio di cattiveri. Hugo, prendi il coltello. È ora di prendere il coltello, Hugo. Hugo, diventa un uomo e prendi il coltello. I ratti. Ok. Benvenuti in Plity Requiem, ragazzi. Tutto non è finito. È solamente una breve parentesi tra lo schifo e la merda. E magari qualche ratto, qualche prete che si droga con l'ossessione per i bambini. Apicoltori decisamente violenti e maniaci. Che altro? Infanticidi anche. Apicoltori e maniaci cattivi e infanticidi. Caricamenti però sono lunghi un botto, porco giura, eh. Però mi piace, ora si respira quell'aria di medioevo violento, cattivo, assetato di sangue. Che non si respira... Che cazzo tu... Sei una fenice, eh? Che uccello sei? Che detto così è un po' un attimo di... Che uccello è? È rosso piumato e cattivo. Sembra una fenice, non sto scherzando. Un falco, ma che strano falco. Perdonami. Perdonami. Amicia? Sta sognando. Me fai pas de mal. È una fenice, allora, avevo ragione. Où on est? Hugo, stai parlando con un uccello, speri veramente ti risponda. No. Oh no, ça recommence. J'ai besoin d'aide. Sì, era una fenice, avevo ragione. Ma, signori, fatto ciò, sperando che nel prossimo episodio parlano di meno così mi permettono un attimo di parlare, sono costretto a lamentarvi che il tempo è tiranno. Ci becchiamo nel prossimo episodio.